Mercoledì 1 marzo 2012, NOTAV su tutte le prime pagine dei giornali, NOTAV a Milano, in Val di Susa, e che quindi continuano a tenere banco nella cronaca, a mio avviso, al di là poi dei motivi certamente validi, se vogliamo anche discutibili, di questa protesta contro questa opera, va detto che in ogni caso questi disordini sono sintomo di un disagio che va oltre il NOTAV, perché riguarda soprattutto ragazzi giovani che comunque pensano al proprio futuro e vedono anche nel NOTAV uno spreco di denaro, uno spreco di territorio, uno spreco di risorse che dunque non andranno a beneficio loro e non saranno investiti appunto per il loro futuro. Dunque, certamente motivi nobili da questo punto di vista. Io però partirei subito da quello che ovviamente dicono i giornali di oggi, perché il sintomo del NOTAV che rivela questo disagio nasconde anche ovviamente la completa sfiducia ai partiti per come li abbiamo concepiti finora. Dunque tutti i giorni se ne parla, tutti i giorni gli editoriali vanno a trattare questo tema ostico e si inalberano e si inoltrano in questo bosco buio di dove si andrà a finire dopo Casini, Berlusconi e Bersani, che stanno pensando a questo grande inciucio, a questo grande rapporto promiscuo, schifoso per cercare di controllare le istituzioni per il 2013. C'è un pezzo di Stefano Rodotà che tutti conosciamo, che è una firma di Repubblica, che in un pezzo l'antipolitica o l'altra politica. Dice che i partiti devono fronteggiare una ineludibile questione, appunto, antipolitica o altra politica. E dice, infatti, la lunga ondata antipolitica, alimentata ogni giorno da scandali e debolezze del sistema dei partiti che temono e si abbandonano all'esorcismo del non cedere ai movimenti, formula divenuta ormai l'emblema dell'immobilismo e dell'autoreferenzialità. Dunque, anche Rodotà, nella sua proverbiale, diciamo così, nel suo proverbiale equilibrio non nomina e non cita certamente il movimento di Beppe Grillo, o meglio il movimento 5 Stelle, sul quale Beppe Grillo ci ha messo la faccia, ci mette la faccia e in qualche modo certifica i meet-up, quelle persone che poi andranno a costituire i gruppi e che poi si sceglieranno tra loro e che ovviamente dovranno rispettare il non statuto. Ecco, Rodotà in tutto il pezzo di Repubblica non cita mai Beppe Grillo. Quindi non cita mai il Movimento 5 Stelle, ma si inalbera, diciamo così, in questo fumoso argomento legato all'antipolitica. E continua dicendo che l'esistenza di circuiti politici diversi, senza dunque nominare il Movimento 5 Stelle, che si intersecano e configgono, non è esperienza soltanto italiana. Ricordo solo il rapporto tra sfera politica e blogosfera, dice, che ha conosciuto momenti di tensione negli Stati Uniti. L'intelligenza politica ha consentito ad Obama di rendersi conto che la novità di Internet non era tecnologica, ma incideva sulla qualità della politica. Dunque va a prendere Obama come esempio per dire che Internet alla fine si sta rivelando effettivamente un mezzo efficace per i nuovi equilibri politici e per dei nuovi soggetti. Su questo terreno si deve compiere la riqualificazione dei partiti, scrive Rodotà, ma chi deve essere protagonista di questo processo? Possono farcela le attuali oligarchie logorate in mille modi, responsabili del loro discredito per non aver voluto comprendere che l'abbandono ad una rigorosa etica pubblica avrebbe fatto dilagare la corruzione che ci assedia e che ha già destrutturato la società italiana? La costituzione di un governo tecnico si rivela anche come un diverso modo di selezione del ceto politico. È rivelatrice la mossa di indicare in Corrado Passera un possibile leader del centrodestra. E qui dunque il ragionamento scema, diciamo così, di Rodotà, perché dopo aver detto una verità senza citare il Movimento 5 Stelle, scade davvero nel ridicolo, proponendo e ventilando come possibile nuovo leader del centrodestra Corrado Passera, un banchiere di cui tutti conosciamo le gesta, le incongruenze, le incompatibilità, ma soprattutto l'incoerenza e l'ipocrisia che ha preso esattamente come tutta la casta nei confronti proprio della TAV in questi giorni con Piero Fassino, sindaco di Torino, ma anche, ahimè, la ministra votata da nessuno dell'interno, Cancellieri, che in un'intervista sul Corriere, insomma, difende questa
opera, o meglio, difende il fatto che bisogna realizzarla e dunque anche lei si schiera con il regime contro queste proteste di giovani e anche di una valle che di fatto non vuole questa, chiamiamolo scempio, chiamiamola opera, chiamiamola come volete, insomma, non vuole questa struttura, non vuole questo buco nella montagna, in quanto peraltro esiste già una ferrovia sottoutilizzata che ben collega l'Italia alla Francia. Comunque, questo è un argomento del quale anche ci si chiede perché c'è tutta questa fretta nel voler fare la TAV. Non è che magari ci sia qualche interesse dietro, tangenti, ci siano delle forme di corruzione, corruzione che purtroppo domina il dibattito pubblico italiano, corruzione che rovina, ha rovinato questa Italia e che purtroppo anche a livello internazionale non è mistero per nessuno, che l'Italia resta all'avanguardia in Europa come paese corrotto, e lo dice un rapporto di dati diffusi dal gruppo dei democratici europei di Bruxelles, in base ai quali l'Italia è la maglia nera appunto dell'Europa per l'economia sommersa e quindi anche per l'evasione fiscale derivante appunto dal fenomeno. Secondo i dati della Tax Research London, nel 2009 il valore dell'economia sommersa in Italia era pari a 418 miliardi, per un'evasione fiscale stimata di 180 miliardi. Alle spalle dell'Italia per sommerso ed evasione ci sono Germania e Francia, che quindi non sono nemmeno loro esenti da questo fenomeno dell'evasione fiscale, forse anche pompata dalla crisi incalzante. Fatto sta che l'Italia ovviamente domina questa classifica triste. Intanto abbiamo già detto che i partiti si preparano alla loro fine. Berlusconi, Casini, Bersani amoreggiano per cercare di rimanere col culo appoggiato nelle istituzioni, sapendo che, come Rodotà dice, c'è un movimento che sta crescendo e che probabilmente potrà riservare delle sorprese, soprattutto puntando sul partito degli astensionisti. E a proposito di corruzione, di questo argomento che in Italia ha un triste primato, dobbiamo dare un aggiornamento che riguarda un fattore di cronaca di cui abbiamo già parlato e che riguarda, ahimè, ancora Berlusconi, ossia la banca Amer, o meglio, banca Arner, che come vedete questa è la sede di Lugano. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, dunque, per quanto riguarda l'inchiesta di riciclaggio. Ebbene, Banca Arner e le ville di Antigua di Silvio Berlusconi, riciclaggio e 30 milioni di evasione. Ai dirigenti svizzeri contestato anche l'ostacolo alle attività di vigilanza. Dunque, si chiude anche il cerchio intorno alla cosiddetta Flat Point, che è una delle società offshore con la quale sono state costruite queste ville di Berlusconi ad Antigua. Sapete che Antigua ha avuto anche, tra l'altro, ha tuttora l'illuminazione pubblica pagata con le casse del Comune di Milano, grazie al contributo generoso della precedente giunta di Letizia Moratti, di Riccardo Decorato e Cricca Bella. Questa inchiesta ha a che vedere anche con la vicenda del Grand Hotel di Via Veneto di Roma della famiglia Acampora, nome di un legale finito condannato nell'ambito, se ricorderete, della vicenda Mondadori. Dunque, sono i PM Clerici e Pellicano che hanno chiuso appunto queste indagini su questa banca Arner, vediamo la sede proprio di Lugano, che ha altre tre sedi sparse per il mondo, una a Milano, una a Dubai anche e un'altra ancora credo a Nassau. E ovviamente il cardine di questi soldi avrebbero avuto, sarebbe stato la filiale italiana di Milano, e appunto pare che lì ci siano un po' di soldi sporchi. I PM contestano a Davide Jarac, Giulio Romani e Flavio De Paulis, che sono rispettivamente amministratore delegato, poi sono anche direttore e vice direttore appunto di Arner, di aver trasferito questo denaro proveniente dalla Flat Point
dall'Italia a Lugano, dunque dall'Italia alla Svizzera. Si tratterebbe di riciclaggio perché quel denaro, secondo l'accusa, sarebbe frutto di evasione fiscale. I vertici della Flat Point sono Elisa Gamondi, che è figlia dell'architetto personale di Berlusconi, avrebbero fatturato tra il 2004 e il 2009, dunque non parliamo di reati degli anni 80 o dell'anteguerra, reati commessi presuntamente negli ultimi anni durante l'ultimo governo Berlusconi, circa 100 milioni di euro, non pagando dunque tasse per 30 milioni, occultando in tutto o in parte, scrivono i magistrati, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. L'ipotesi è che la Flat Point sia stata non una società estera, ma un'azienda italiana, in quanto raccoglieva denaro in Italia per poi trasferirlo senza le dovute prescrizioni di legge all'estero. Ricordiamo che tra i maggiori clienti della società c'è stato appunto Berlusconi, che detiene peraltro il conto corrente numero uno di questa banca Arner, che in pochi anni ha versato qualcosa come 22 milioni di euro per finanziare appunto l'acquisto dei terreni e poi i cantieri dove ha costruito queste 7 ville ad Antigua, rilasciati sempre alla City SRL, City SRL, che è un'altra offshore che in rapporti d'affari sempre con la Flat Point, in quanto oltre a finanziarla ne ha appunto gestito parte dello sviluppo immobiliare ad Antigua. Ma sotto accusa è finita anche l'intera gestione della filiale italiana della banca Arner. I magistrati appunto contestano al presidente della banca Nicola Bravetti, che è questo personaggio, eccolo qua, che è stato arrestato, è stato il primo degli arrestati della banca Arner tempo fa e che è finito ai domiciliari, dunque Nicola Bravetti e allo stesso Jarac, di aver fatto procacciare clienti a Marco Milla, consigliere d'amministrazione di Banca Arner, fin dal 2005 senza le necessarie autorizzazioni e di aver anche ostacolato assieme a Mauro Bontempelli, che era sindaco della Banca Arner, le autorità di vigilanza in varie occasioni, come nel caso della società Bosworth Consulting, il cui rapporto di conto corrente risultava essere stato trasferito forse un po' troppo spensieratamente dalla filiale delle Bahamas alla capogruppo svizzera, un rapporto al centro di una indagine della procura antimafia di Palermo, sempre per riciclaggio. Altre volte la banca avrebbe omesso la menzione di alcuni conti offshore utilizzati per operazioni di private equity. Poco scrupolose sarebbero state anche le comunicazioni in materia di antiriciclaggio nel caso del Grand Hotel Via Veneto, un prestigioso albergo appunto situato nel centro di Roma, a due passi dall'ufficio che fu di Luigi Bisignani, arrestato, che ha già patteggiato una condanna a 1 anno e 7 mesi per la P4. Comunque la chiusura delle indagini di questa inchiesta coinvolge anche Alessandro Marcheselli come commissario straordinario della Arner, che avrebbe ostacolato a sua volta l'autorità di vigilanza. Dunque, chiuse le indagini su questa banca con i suoi vertici indagati e magari tra un po' imputati di reati legati al riciclaggio. Fare del riciclaggio significa sostanzialmente immettere in circolazione denaro di provenienza sporca, di provenienza illecita, e dunque tra i motivi che hanno spinto a questa indagine e a dare corpo a questa inchiesta ci sono anche i cosiddetti prezzi gonfiati dei famosi telefilm, per i quali sono in corso due processi, Mediaset da un lato e Mediatray dall'altro, Milano e Roma, per gli stessi filoni, con diversi teste di legno che avrebbero a loro volta beneficiato, comunque fatto la cresta da queste plusvalenze e di questi prezzi gonfiati, mettendosi in gioco loro stessi e quindi mettendo a rischio la loro reputazione. E adesso indagati e quindi anche imputati in questi processi ci sono il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, c'è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, e poi ricordiamo che di Banca Arner c'è anche il famoso Paolo Del Bue, che è un personaggio che fa parte praticamente del percorso
oscuro e opaco di Berlusconi e Iara, che invece è questo signore di cui non ho trovato una foto più grande in rete, e poi ovviamente le immagini vanno ad Antigua con queste ville, immagini tratte da Report che fu tra i primi programmi a rivelare i dettagli di questo investimento, che poi ha portato di fatto a capire meglio i termini di questa inchiesta. Dunque, una banca dietro cui si nasconde Silvio Berlusconi, oggetto di un'inchiesta di riciclaggio, indagini chiuse con le leggi italiane attuali, dunque tutte minate da prescrizioni brevi, da depenalizzazioni, da una serie di cavilli che di fatto rendono meno sicuro il processo e dunque meno sicura la possibilità che eventuali ladri, evasori fiscali potenziali o veri come Silvio Berlusconi e Cricca potrebbero farla franca grazie alle leggi, ancora una volta, che Berlusconi si è fatto. Il governo tecnico non eletto da nessuno, non ha ancora praticamente preso seriamente questo argomento. La Fornero e la Severino in parte promettono di stringere le maglie sulla corruzione, ma nei fatti non hanno ancora agito, perché l'unica cosa che sappiamo è che certamente sono le famiglie dei poveracci come noi, come le nostre, ad avere un aggravio di tasse e di balzelli che andranno ovviamente a minare ulteriormente la stabilità economica di tutti. Per chi non ha niente, il rischio è di non avere i soldi per pagare le bollette e vedersi magari la casa sequestrata o pignorata. Per chi invece ha magari qualche risparmio sudato, una vita lo sta impiegando per colmare i buchi che servono per poter andare avanti senza fare una vita di agi e di lusso. Dunque, questa inchiesta appare sui giornali nelle pagine 20, i telegiornali non ne hanno parlato. Dunque, una banca dell'ex premier oggetto di un'inchiesta di riciclaggio di denaro per tanti milioni di euro, che non fa notizia perché al suo posto ci sono altre cose. C'è la Costa Allegra, che ormai più sputtanata di così non si può. Fatto sta che questa inchiesta non fa nemmeno notizia, perché è una delle tante inchieste di frodi, corruzioni, truffe a tutti i livelli che hanno visto le varie istituzioni create ad hoc, protezione civile da un lato, società municipalizzate dall'altro, dal grande al piccolo, come tette da cui succhiare denaro pubblico, di cui hanno beneficiato politici e ne beneficiano politici eletti, dai sindaci ai sottosegretari, ai capi di partito, ai padrini, ai padroni come Verdini, per esempio, che magari usano banche come centri di lavaggio o usano lo IOR come scaricabarile di soldi sporchi, di giri luridi, ai danni di tutti, della brava gente che invece non può permettersi questo. E tutto questo, in tutto questo si configura anche il disagio di questi ragazzi della TAV, che dunque si impongono e dicono che non serve questa opera inutile, dove certamente o quasi ci sono giri strani, ci sono stati soldi sprecati, spesi tra l'altro su un progetto a quanto pare datato, e che hanno provocato anche, come dire, delle idee deliranti, volutamente fatte per far parlare di sé come a dei servi, tipo Maurizio Belpietro di Libero, che pubblica questo sondaggio su Libero della serie Luca Abba, se l'è cercata? Quella caduta, sapete che quel ragazzo in coma farmacologico che è caduto qualche giorno fa dopo essere stato folgorato dal traliccio. Ecco, diceva: ma io, sai, ho messo quel sondaggio credendo di fare una domanda diretta e fare una domanda intelligente. Ecco, peccato che a Belpietro non sia venuto in mente di porre la stessa domanda a Berlusconi quando gli arrivò la statuina in faccia di Tartaglia. Poteva chiedere uguale sul suo giornale: Silvio Berlusconi, se l'è meritata la statuetta in faccia di Tartaglia dopo che ha insultato i magistrati in piazza del Duomo, dopo che ha detto che sono dei delinquenti o un'associazione a delinquere? No, non lo ha fatto. Lo fa con Abba in maniera molto così fintamente ingenua per far parlare di sé
Intanto la sede di Libero in Porta Venezia a Milano, esattamente come quella del TG4, sono letteralmente presidiate dai militari, in quanto questi leccaculi hanno paura a girare perché sanno in che panni stanno, però guadagnano talmente tanto che a quel punto rischiano brutalmente di fare questo tipo di vita, perché chi li paga ovviamente è sempre lui, il capo dell'ex governo, premier, che si è imboscato un sacco di soldi, che ha sicuramente rubato e imboscato milioni, come dice la sentenza Uliberiam, in tutto il mondo, che ha usato per tutto e per tutti, per corrompere giudici, testimoni, vallette, minorenni, maggiorenni, bimbe, giornalisti, e chi si è lasciato corrompere ovviamente si è fatto pagare bene, ovviamente, perché il prezzo poi è alto da corrispondere, cioè bisogna stare blindati nelle redazioni e farla parte di quelli che alla fine sono vittime. Dunque Belpietro non meritava forse nemmeno considerazione su un sondaggio di quel tipo, perché alla fine è quello che voleva finire sui giornali senza nessuna, per distrarre, insomma, per far finta di interessarsi di un argomento che invece è importante e che vede ancora migliaia di giovani impegnati in questa protesta a rischiare assieme alle forze dell'ordine una sorta di guerra tra poveri, dove alla fine chi vince è sempre questa cricca massonica che tiene i fili di questi politici marionette, come il sindaco di Torino, come il ministro dell'interno e tanti altri, che difendono, ahimè, quest'opera che il popolo forse davvero non vuole.